rifugiamoci nel silenzio della contemplazione e nella quiete dell'estasi. Stiamo contemplando il mistero di quello che il Santo Padre ha definito la famiglia di Dio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Nel nome e non nei nomi, perché la Santissima Trinità è comunione perfetta e unità piena, comunità e unità di amore. E non poteva essere altrimenti. In Dio non c'è spazio alla solitudine e all'isolamento. Non sarebbe più Dio, o meglio, non sarebbe più il Dio che Cristo ci ha rivelato. Dio è Trinità, dono, poesia, gioia, comunicabilità, vita, amore che genera, amore che unisce. Davide Maria Turoldo annota: neanche Dio può star solo. E la Trinità è la sconfitta della solitudine. Mistero da contemplare, sì, ma nello stesso tempo mistero che sollecita ognuno di noi a ricercare con tutti i mezzi quella unità di comunione che fa delle nostre comunità e delle nostre famiglie vera Chiesa. Noi eravamo là, nel cuore di Dio, quando ancora, come dice la prima lettura, non aveva fatto la terra e i campi, quando fissava i cieli e, prima ancora di ogni sua opera, eravamo e siamo nel cuore di Dio e con Cristo Figlio e lo Spirito formiamo una identità di amore, entrando a far parte di quella famiglia di Dio che è la Trinità. Thank you.